Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Legolas90, e benvenuti quest'oggi a questo Let's Play, secondo Let's Play di Shank 2, ma quest'oggi in live. E ecco, questo, l'avevo già visto la prima puntata, dai, quello identico a Milhouse. Quello se non è Milhouse, perlomeno è il fratello maggiore. Cioè, i capelli magari non sono Bleu, però il resto è identico. Cioè, Milhouse la resurrezione, Milhouse il ritorno. Milhouse, sì, so che sapete chi è, ma io ve lo dico lo stesso, quello dei Simpson. Sì, dai, lo conoscete, non penso che debba star qui a presentarvi Milhouse. Magari, se non lo conosceste, la prossima volta ve lo presento. Oh, sì, muori. Dannato, mi hai fatto malissimo. Allora, la scorsa puntata io vi lasciai con una domanda su, che era praticamente la seguente: a che videogioco assomiglia Shank 2? Io ho notato che molti la pensano esattamente come me, altri invece forse hanno delle idee piuttosto contorte, ma comunque mi è fatto piacere saperlo. E appunto molti hanno detto: sì, ma secondo me Shank 2 ricorda un gioco che adesso andrò a dire. Ma è stato divertente più che altro una persona che mi ha detto: ah, a me Shank 2 ricorda molto Super Mario. What? Cosa? Cioè, no, dai, mi ha fatto abbastanza sorridere, perché effettivamente, beh, c'è lo scorrimento laterale, c'è queste cose qua, però. Oh mio Dio. Però non mi vedo Super Mario andare a tritare i. Dannato, questo, a tritare i funghetti con una motosega, un po' troppo splatteroso, no? Per lo stile di Super Mario. Certo, ci sono anche i tubi qua, eh. Vedi, quello lì c'ha un tubo di una condotta. Però non è proprio lo stile di Super Mario, direi questo. Invece molti altri hanno azzeccato. Azzeccato, Dio. La pensano come me, ecco, diciamo che così è più corretto. Se questo si facesse cazzi suoi. Oh. Parla pa, che forte che sono. La presa come me, perché questo gioco ricorda molto. Oh sì, che forte che sono. Metaslug, grandissimo videogioco. Se non l'aveste mai provato, provatelo. Lo potete trovare anche su PC. Si scaricano degli emulatori che servono appunto per riprodurlo. Perché è un gioco che c'era sì anche su PlayStation 1, ma principalmente era un gioco che andava nelle sale videogiochi. Difatti, Metaslug mi riporta un po' all'infanzia, perché quando ero piccino, mamma mia, mi stanno ammazzando brutalmente, dannati. Ma io sopravviverò perché sono scarso. Ricorda un po' l'infanzia, perché quando ero piccolo, al mare andavo nelle sale videogiochi e il gioco preferito era senza alcun dubbio Metaslug. E morite. Ok, sprecherò due granate, ma in compenso sono morti. Gran videogioco lì. Ho sperperato i patrimoni dei miei genitori. Patrimonio, Dio. Ho sperperato un bel po' di soldi dei miei genitori, perché a mo' di 500 lire per riuscire a finire quel gioco era impossibile. E non l'ho mai finito, quando ero nella sala videogiochi. Vedevo la gente più grande che era un pro della Madosca, e io invece che andavo lì ogni 5 minuti, ma che dico, ogni 2 minuti a buttare un 500 lire. Sì, c'erano appunto le lire, avevo già detto. E per riuscire ad arrivare a qualche livello decente, ma mai alla fine, purtroppo. Oh sì, questo cosa vuoi fare? Muori! Bello questo gioco. E davvero, mi ricorda molto l'infanzia, riporta un po' le sale videogiochi, Metaslug, dannato. Oh sì. Vabbè, sì, si usano le granate, brutalmente, in maniera brutale. E altri giochi. Perché non si è liberato quello? Vabbè, altri videogiochi delle sali, appunto, videogiochi. Direi che Tekken è un altro di quei videogiochi che ho apprezzato molto. Ho apprezzato, insomma, ho provato molto nelle sale videogiochi. E dopo quello, altri, boh, quelli magari dove si saliva sulla moto, si cercava di girare, ma non è che fossero esattamente un granché. Guarda, un tempo infernale questo. Uccidiamo il tempo infernale, che è pericoloso. Guarda lì come scappa. Mamma mia, il tappo. Ok. L'ha calciato via, figo. Niente, insomma, questo. E direi che ultimamente però le sale videogiochi stanno un po' sparendo, ma penso che ormai da un po' che si stiano lasciando andare, ecco, perché ormai il fatto che tutti hanno comunque una console a casa sono relativamente inutili, ecco. Però comunque alcune ci sono ancora. Forse un po' senso nostalgico, mi piacerebbe trovarne una e andarci a fare un giro. Però appunto dalle mie parti non ci sono. E voi che ne pensate sui videogiochi? C'è andata ancora qualche esperienza? A me ricorda molto più l'infanzia, quando ero piccolo, che c'erano.
Oh sì, scusatemi, ma questo è un momento critico perché questa cosa se mi schiaccia mi uccide di sfisso. Quindi devo cercare di concentrarmi. E quindi magari, visto che questo è un momento abbastanza concitato, io vi lascio al consiglio di oggi. Sì, perché i consigli li registro in un secondo momento, in modo tale da darvi migliori consigli e non consigli abbastanza scecherati, perché devo cercare di sopravvivere per non essere schiacciato da questo mostro. Quindi vi lascio il consiglio e ci sentiamo tra qualche secondo. Benvenuti al consiglio di quest'oggi. Allora, dopo l'informazione del video precedente, ossia che si parlava di un personaggio di un certo videogioco, no? E un personaggio di un certo rilievo, ora parliamo di qualcos'altro, un altro suggerimento che potrebbe aiutarvi. La software house che ha prodotto il videogioco in questione, ora possiamo dire che in un certo senso non esiste più. E questo è tutto per questo consiglio, quindi adesso vi lascio a questo gameplay commentato in maniera sublime, se così possiamo definire, no, forse no, ma voglio pensarlo da Lego, quindi buona visione. E rieccoci qua dopo quel preziosissimo consiglio che magari vi aiuterà a indovinare il gioco o comunque quello di cui si parla, no? Spero che possa aiutarvi e tra l'altro è stato simpatico vedere che subito dopo aver pubblicato il video ci sono state già molte persone che hanno tentato la fortuna cercando di dare la risposta corretta. Ma cari ragazzi, più o meno una trentina, sì, più o meno una trentina di persone non l'avete imbroccata, purtroppo era ancora un po' presto per tentare la sorte, ma comunque ho apprezzato il tentativo, ecco, diciamo così. Oh, quasi morto, quasi morto. Sì, troppo forte, mi sto per morire io adesso. Non morire, non morire, non morire, non morire. Ok, continuo così finché non muoio. Non morire, non morire. avete provato, appunto. Però adesso non potete più riprovare. Un solo tentativo, ricordatevelo. Giocatevelo bene questo tentativo, perché non potrete provare più di una volta. Tutto questo solamente su Lego in Lego. No, vabbè. Una domanda riguardo questo contest per vincere questa key di questo gioco. C'è alcuni che mi hanno chiesto, perlomeno una persona, ma non mi ricordo, forse anche più di una, mi hanno chiesto se era possibile non avere Shank, ma piuttosto un gioco di equal valore. La risposta è sni. Diciamo che questo è un contest fatto per appunto far vincere questo gioco, Shank 2, non tanto un altro. E per questo motivo sarei orientato più a far vincere solamente Shank 2. Poi, nell'ipotesi che uno vinca, mi dice: ah, guarda, me Shank 2 fa pettare. Poi, letteralmente, schifo, altamente schifoso. E allora magari lì, dai, possiamo vedere di arrangiarci in qualche modo e parlarne, ecco. Oh sì, oh mio Dio, un motore grande. Che potenza, 49 Shank, sono potentissimo, troppo forte. Oh mio Dio, mi sta sparando. Guarda questo, guarda come peggio di Matrix. Cammino nell'aria. Ok, aspetta, questo è forte secondo me. Cammino nell'aria di nuovo. Mamma mia, sono un pro in questo gioco, non è vero però. Sono mezzo morto, devo ucciderlo senza che mi... Oh, peso, mamma mia, sono riuscito a salvarmi al pelo. Oh, poi c'era una bibita, me la son fatta, me la son trincata in maniera un'altra bibitozza. Cos'è sto coso? Via, voglio la bibita. Ok, l'arpione. Sì, così. Voilà, voilà, tra l'altro il bello di questo videogioco è che ogni fine livello c'è sempre un boss. E, qua una mitragliatrice. Oh sì, mi piace la mitragliatrice. E c'è un boss da uccidere, appunto. Non c'è nessuno. Ah, anche lui. E che sono talvolta abbastanza impegnativi, devo dire. Cioè, soprattutto da capire come affrontare. In questi giochi, un po' come tutti i giochi, i boss devi sempre avere la strategia giusta. E in caso contrario ti segano e ti violentano brutalmente. Ma, ok, direi che non c'è più nessuno. Bibitozza. Mazza da baseball. Direi che qui devo sparare. Sì, devo sparare. Devo anche salire. Devo anche salire. Pazzesco. Ecco che carino questo gioco. Insomma, un gioco un po' diverso dal solito. Purtroppo ho notato che appunto è un po' breve, perché... Oh, cacchio, la stavo per cadere forse. Perché sono 8 le missioni. Hanno una durata... Dipende, possono durare 20, come possono durare anche 10 minuti. Poi dipende quanto uno riesce a farli veloci. È caduto. È caduto. Pippa, attenzione. Ste. Scimmia Lego, meglio. Grande scimmia Lego. Oh, bella. Qua ci sarà qualcosa da bere. Ok, rimettiamoci sulla fune. Perfetto. Un pesce. E questa è una sega. Mamma mia. Oh, troppo forte. E un'altra cosa figa è, guardate come spara. Quando si gira, sembra un pro. Oh mio Dio.
Ma perché non la prendo? Oh, il pesce! C'era il pesce! Il pesciozzo! Un pesciacchiotto! Vabbè, ok, ho capito. Devo fare giocare seriamente. Non volevo giocare seriamente, ma adesso mi tocca giocare seriamente. Una granata! Guarda sto tappo infame. Questo è il tappo maledetto, Facciamo così, va? Bello, è esploso il tappo. I tappi esplodono. Abbiamo scoperto che i tappi esplodono. Guarda questo, per me ispira davvero violenza. E comunque figo. In questo videogioco sono le prese, no? Quando fate una presa, a seconda dell'arma, a seconda del tasto che premete, avete la possibilità di fare una combo, una kill cam finale davvero spettacolare. E qua mi sa che mi divertirò a massacrarli. Oh yeah! Oh yeah! Bene, bene. E davvero bello questa cosa. E gente che vola. E soprattutto qualcuno mi aveva chiesto, no? Mi aveva detto, ma perché su PC, scusami? Oh no! Mamma mia, che cacchiarola. Come sto faccio a ucciderli? Dannati. Ok, l'ho ripresa. E quindi mi ha fatto notare che, come vedete, talvolta mi escono i tasti. Premi B per far questo, premi RB e RT, ossia i tasti che corrispondono al controller dell'Xbox 360. Questo perché? Non perché sto giocando su Xbox 360, ma perché questo è un videogioco che richiede non la tastiera, ma piuttosto un controller, appunto, per poter giocare. E per questo motivo ho attaccato il controller della 360, quello col cavo, quello wireless non funziona, se volessi sapere. E per giocarci in questo mondo riesco a oh, un elicottero. Ok, mi sa che qua devo scappare. Sì. E uso il controller, così diventa più pratico. La tastiera sarebbe veramente qualcosa di scomodissimo. Guarda questo, non c'ho tempo per te. Mio Dio, sto per morire. Oh mamma mia. Se non muoio è o perché c'ho culo o perché sono forte, ma secondo me è tutte e due. Babba mia. La pepa, questa non è una bestia. Va bene ragazzi. Questo penso che sia tutto per questo episodio. Non penso che ci sia altro. Spero che questo fosse il boss finale. Lo spero davvero. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione. Al prossimo video di Shank 2. Adesso però veramente esci merdato, perché il video continua e devo affrontare questo squalo. Attenzione. Oh squalotto carino piccino. Madonna. Cattivissimo. Che stronzo questo Shank 2. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a lasciare un voto ed un commento. Questo è tutto per la prima, o meglio, la terza missione, il secondo live su Shank 2. Ciao ragazzi, alla prossima!